chiusa la prima. Ti aspettavi un trionfo, perché di questo si è trattato, anche se in un teatro provinciale come Sassuolo, però la prima, non siamo alla Scala, però che sensazioni, a parte l'emozione? Naturalmente una grande emozione, una sensazione meravigliosa. Il trionfo poteva essere prevedibile ma non aspettato, perché l'ultimo responso lo dà sempre il pubblico e noi siamo contenti che il pubblico abbia, oltre ad aver apprezzato lo spettacolo, sicuramente sentito la grande passione e il grande impegno che questi talenti, giovani e meno giovani, esperti e meno esperti, e me medesimo abbiamo messo in questa produzione, davvero. Sicuramente un punto di partenza, non un punto di arrivo. Assolutamente sì, speriamo che questa sia soltanto la prima di tante repliche che possano portare questa bellissima opera e, ripeto, ancora la passione e la dedizione di tante persone in tutta Italia per conoscere la leggenda di Messer Filippo e per far riconoscere all'Italia e agli italiani che il teatro musicale italiano è ancora vivo e vitale. Carlo, ti ho visto emozionato durante tutto il periodo di questa prima, sei emozionato ancora, però è una cosa importante che hai portato a termine. Sono molto contento del risultato del prodotto, del realizzato. Erano anni che non mi occupavo di musical, il mio lavoro principale è l'opera, ma dopo un grosso sforzo che è durato 15 giorni, direi che sono molto soddisfatto del prodotto. Hai pescato e insieme ai tuoi collaboratori anche in mezzo e soprattutto in mezzo ai prodotti locali. Più o meno giovani? Ma il fatto di realizzare un musical a Sassuolo con forse realtà locali è stata proprio una scelta voluta, anche tutti i collaboratori che io ho scelto sono tutti abbastanza locali, tranne il fonico che è di Bologna, quello più lontano, tutto il resto sono Sassuolo, Fiorano, ma proprio per voler far nascere a Sassuolo una scuola di teatro. Questo sarebbe importante, far nascere a Sassuolo un movimento che si attacchi al teatro e arrivare a produrre ogni anno uno spettacolo. Io l'impegno ce lo metto. E come dicevo con il regista, questa è la prima e speri di avere anche delle richieste per le repliche. Sì, è chiaro che un produttore quando produce uno spettacolo lo produce per poterlo vendere. Ci sono già delle richieste, speriamo che ne vengano tante altre. Giulia, finisce questo impegno, un impegno che, come avevi detto in presentazione, ti aveva preso molto e non vedevi l'ora di cimentarti. Adesso è andata ed è andata benissimo. È andata bene, insomma, speriamo che la gente sia rimasta entusiasta quanto lo siamo noi, speriamo di aver trasmesso davvero la stessa energia che abbiamo provato noi, dentro di noi, durante il lavoro, le prove, insomma tutto il lavoro che è stato fatto. In realtà spero che non sia finita, cioè spero che sia la prima di una lunga serie, quindi spero che sia solamente l'inizio di una bellissima avventura che ci porterà poi in giro, insomma, questo speriamo, ecco. E un po' ti sei snaturata da cantante vera e propria, però una compagnia e un gruppo di amici che veramente ti ha preso. Assolutamente sì, è stata un'esperienza per me veramente incredibile, lavorare in un team di persone, collaborare, quindi comunque passarsi energia, scambiarsi aiuto, comunque questo tipo di lavoro è una cosa bellissima, porta un'energia bellissima e per me è stata un'esperienza davvero, lo ripeto, incredibile, davvero.